Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e oggi siamo qui ritornati su Squadbusters per andare a sbloccare la fuorilegge, ma anche per andare a maxarla. Perché una volta che si sblocca, nello shop usciranno fuori una marea di offerte proprio lì pronte per maxare la nuova truppa. E noi oggi andremo a fare proprio quello. Vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Squadbusters, fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire, così come in tutti gli altri giochi Supercell. Grazie vero di cuore a chi lo farà. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Lasciate un bel mi piace per supportare questo video. Vediamo un po' se riusciamo a portarci a casa anche questa partita con 100 gemme. Come funziona questo evento della fuorilegge? Ora, questo video insomma esce direttamente il giorno dopo, quindi teoricamente dovreste saperlo tutti quanti. Però nel dubbio lo rispiego. Praticamente ragazzi, dovevi fare 25 partite dove dovevi ottenere almeno 100 gemme e chiudere la partita, diciamo. Anche se però abbiamo notato che una volta che tu arrivi a 100 gemme ti dà già la missione, quindi potenzialmente dopo potresti anche morire o scendere sotto quella soglia. Però io nel dubbio, ragazzi, punto sempre ad arrivare a 100 gemme e a concludere la partita con 100 gemme. Ho fatto tutto l'evento in live, ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno supportato durante la streaming, quindi anche per quello, raga, vi ricordo sempre di iscrivervi se ancora non avete fatto, se almeno vi arrivano le notifiche e tutto quanto. Siete belli carichi, eccetera, eccetera. Qui stiamo attenti un attimino perché non possiamo distrarci un secondino. Perfetto. Ok, altre gemmine dal mercante. Ti prego, fammi fare la fusione del mercante. Perfetto. Bellissimo iniziare con la regina comunque, raga. Rotta come cosa. Veramente rotta. Perfetto, ragazzi, perfetto. Quindi, detto questo, io piano piano... Adesso mi vado a prendere parecchie Mavis se riesco, che ci permette di lootare molto più rapidamente. Poi raga, ovviamente non l'avrete notato sicuramente, potevate shoppare praticamente ovviamente la bandita con le monete. Bastavano 25.000 monete, che è pochissimo in realtà, eh. Infatti io stavo quasi per shoppare, poi Serena mi ha convinto a fare la live e a sbloccarla così, quindi prego. Nel dubbio, esatto, ringraziate lei, che sennò io già stavo lì, la stavo per shoppare, cioè stavo a fare soltanto il video. Allora io mi vado a prendere una bella fusione, in realtà. No. Ah, beh, tanto era messo male, raga, sto goblin mi ha permesso di farmare un botto di... Che cosa è successo? Perché mi ha usato anche la gelo? Mi ha usato tutti e due gli incantesimi, ma che è sta roba? Ma che, si è buggato lo stregone? C'è un nuovo bug dello stregone? Molto male. No, 99 gemme, raga. Vabbè, insomma, abbiamo tutto il tempo del mondo per riuscire ovviamente ad ottenerne altre. Perfetto. Poi con Mavis, raga, il mercante, insomma, abbastanza easy. Facciamo la fusione della Nita, raga, che non mi dispiace, eh. Guarigione. Perfetto, abbiamo la fornace, vado a piazzare lì. Il golem di ghiaccio, ragazzi, ci dà sempre delle grosse soddisfazioni. Raga, io questo non mi farei mettere i piedi in testa da questo, sinceramente. Ok, va bene. Ci stava per morire il mercante, eh? Ok. Fermo lì. Ah, il bro viene! No, c'è la furia! Ok, però aspettate. No, raga, non c'ho le scarpette. No, ragazzi. Chiuso così, no, però. Raga, dobbiamo... Se riempiamo il centro di torrettine di Jesse, non è male. Non c'è il domatore, raga, perché sennò qua sarebbe comodissimo. Raga, io ti piazzo tutte le torrette che ti posso piazzare lì. Mancano 30 secondi, raga. Tronco, come sarà meglio se me lo tenevo. Tronco, sempre un salvavita in certe situazioni. Re Barbaro con la super furia. Risparmiamo un po' di scarpette, raga, eh. Ok. Ma godo! No, qua! No!
Da terzi a secondi, in mezzo secondo a quarti. Non ci credo. Va bene, ci abbiamo provato. Ma va benissimo così, ragazzi. Va benissimo così perché siamo riusciti a sbloccare appunto la fuorilegge. Ecco lì, ritira premi. Perfetto, ragazzi, molto carina. Andiamo dunque a ritirare nuovo personaggio da 7 gemme. Fornitore raro, molto carina. Facciamo lo screen, ma ovviamente adesso, come vi avevo detto, nello shop. Mi sa che dobbiamo chiudere e riaprire l'app, se no non ce lo dà. Sì, maledizione, c'era il trucchetto. Ok, ragazzi, gioco chiuso e riaperto. E guardate un pochettino qui. Adesso, con calma, ce le andiamo a shoppare tutte. Vedo un attimino come mi conviene shoppare, quali mi conviene shoppare prima. E poi la andiamo a maxare. Leggiamo però le abilità prima che va a sbloccare. Allora, abbiamo a livello 2 ti dà una gemma per ogni mostro gigante che annienti. Che non è male, ragazzi, non è male. Aumenta a 10 le gemme che ti dà, inizialmente ovviamente. E a livello ultra le gemme che ti dà per ogni mostro gigante annientato sono 2. Quindi praticamente una volta scegli la bandita devi provare a fare una partita un po' più aggressiva per cercare di ottenere queste gemme extra che ti va a dare il personaggio una volta che vai appunto a killare i mega super mostri giganteschi. No, vabbè, ovviamente non quelli giganteschi, ma quelli penso si riferisca a quelli di media alta taglia. Ok, ragazzi, è passata qualche ora che ho avuto qualche imprevisto, ma stiamo continuando la registrazione. Volete sapere qual è la cosa bella? Io adesso sto per andare a maxare la bandita, ma praticamente quelle offerte che vi ho fatto vedere prima mi hanno fatto perdere una marea di tempo. Cioè, ci ho messo tipo una mezz'ora solo a shoppare le offerte. E voi direte, G, com'è possibile che ci hai messo mezz'ora a shoppare le offerte? Beh, perché non so se le avete viste bene, ma c'era l'offerta quella interessante con 500 bandite. E poi c'erano tutte offerte minuscole da 1,20€ per 10 bandite. Ora, io ho speso un po' di monete, come vedete, perché a un certo punto mi sono rotto e ho iniziato a prenderle dallo shop, perché poi aggiornando lo shop ti usciva la bandita anche dal negozio. Visto che non volevo spendere troppi soldi cash e quindi ho voluto usare un po' di monete, ho fatto così, però poi spendevo molto di più perché l'aggiornamento del negozio ormai mi costava 15.000 monete. Poi vi giuro, ragazzi, ci ho messo mezz'ora per poi scoprire che la bandita è ancora buggata. Quindi nel giro delle truppe non può ancora capitare se sei nella lega dei trofei. Fantastico, spero nel momento in cui uscirà questo video avranno fissato, ma noi oggi non possiamo. Ah, non l'ho neanche maxata, e chi se ne frega, tanto non l'ho maxata, non la possiamo provare, mo dopo la andiamo a maxare ovviamente. Però raga, veramente ridicolo, mo vabbè, a parte il bug che ci può stare, per carità, però ste offerte minuscole, dai. Ma anche perché, raga, cioè, quelle offerte lì, ma chi le shoppa? Le shoppa chi come me vuole maxare la truppa direttamente. Sì, ok, magari qualcuno di voi può farci un pensierino, spenderci un pochino, va bene, tutto quello che vi pare. Però fondamentalmente, chi se la vuole maxare? E metti un'offerta anche che costa tanto disponibile per poter velocizzare i tempi. Cioè, ripeto, io ci ho perso mezz'ora per shoppare tutto quanto e per maxarla. Una roba ridicola, ragazzi, una roba ridicola. Cioè, mai vista una cosa del genere in nessun gioco. Io non capisco neanche dove sia il vantaggio nel fare una cosa del genere. Veramente, ragazzi, incredibile, veramente incredibile. Vabbè. Ah, scusate, ragazzi, sto sfoghetto, ma veramente, cioè, ci ho perso mezz'ora, Cioè, non è che sto qui a scherzare a dirvi delle cavolate. Vabbè, allora, facciamo fuori sto golem col doppio carro armato. Raga, mi sono preso ovviamente l'esperto ai carri armati. Troppo forte. La miseria, cioè, la fondiamo pure. Perché mi sta dando così spesso l'esperta ai carri armati, ragazzi? Cioè, guarda, di nuovo, ragazzi! Oh, ma io le spammo. Che mi frega? Ma ve lo dico proprio in totale tranquillità. Mi dispiace giusto che sto perdendo un po' di tempo per Greg, perché non lo stiamo sfruttando. Cioè, a saperlo, Greg manco lo prendevo. Ah, qui c'è un golem. Sì, prendiamo anche un po' di danno, ragazzi. Cioè, alla fine della fiera... Cioè, Greg ci dà sempre i cuori, quindi non ci interessa a noi. Non ci interessa... ragazzi, ma che è? Oh, no, ma io la devo prendere per forza, ma non scherziamo. Cioè, ma non scherziamo proprio, Cioè, boh, vabbè. Non ho mai avuto tutti sti carri armati, raga, ve lo giuro. Mai avuti. Ma infatti, cioè, raga, siamo proprio... Cioè, stiamo proprio a cavallo qua, Siamo proprio a stracavallo. Vai con sti Greg, veloci. Ho lasciato lì delle robettine, c'era gente. Ho lasciato delle gemme, ragazzi, sotto, ma chi se ne frega, mi voglio fare quest'altro golem.
Ci ha dato anche una chiave sto golem. Mi prendo un altro dynamite. Perché no? Cioè, guardate sti carri armati, regà. Mamma mia. Che bellezza. Che bellezza, signori. No, mi prendo Shelly, va? Shelly è molto forte, secondo me. No, raga, ho sbagliato. Ho preso la chiave epica. Non mi interessava prenderla epica, vi do di la verità. Ci può stare, buono, però... In realtà... Ne avrei fatto anche a meno della chiave epica, cioè... Non è che ci interessasse particolarmente. Ok. Però che vuoi venire? C'ho 70 carri armati praticamente. Cioè, e adesso c'ho anche la super furia. Cioè non so quanto vi convenga. Ma che sta succedendo qua? Raga, ma di che stiamo a parlare? Cioè... Con la super furia, raga, ma di che stiamo parlando? E non sono neanche il primo, raga. C'è qualcuno che sta farmando più velocemente di noi. Ma in che senso? Com'è possibile? Un fenomeno. Ma mi riprendo la super furia, raga. Ah, no, c'è... No, raga! Raga, non avevo visto il... Madonna mia. Mi sono gasato troppo. Mi sono gasato troppo. Attenzione, però. Ma come me l'han bombato? Ma chi mi aveva bombato? Mi hanno bombato uno con un sacco di gemme, proprio l'ho riprese io. Ragazzi, se non ci fosse stato quell'incantesimo mini... No, non avremmo mai vinto, raga. Quello Squadmaster stava troppo in alto, ragazzi. Cioè, GG per lui. Madonna, ragazzi, quello Squadmaster. Comunque, raga, con la live che ho fatto per finire l'evento della bandita, che comunque ho lasciato online, quindi se vi volete recuperare tutta la live, ve la potete andare a vedere. Ci abbiamo fatto delle ottime partite. Tant'è che mi sono andato a riprendere la top 200 in Italia e adesso siamo proprio precisi. Anzi, l'abbiamo ripresa con questa partita. Prima ero salito un po' di più, però va bene. Detto questo, andiamo a maxare quindi la nostra cara amica bandita, la fuorilegge. Eccola qui, adesso ci rileggiamo bene anche tutti i poteri, eccetera eccetera. Eccola qui, molto molto carina, molto bella. Diciamo che l'abbiamo detto che esteticamente, ragazzi, i personaggi di Squad stanno veramente su un livello altissimo. Allora, rileggiamo per bene. Allora, la sua abilità è quella che ti dà 10 gemme. Quindi una volta che la picchi, ti dà 10 gemme. Quando è a livello 2, ti dà una gemma per ogni mostro gigante che annienti. Che può essere buono, comunque però devi andare a cercare i mostri. Aumenta 10 le gemme che ti dà, stile Goblin praticamente. E poi, solo che con le gemme e non con le monete, e le gemme che ti dà per ogni mostro gigante annientato diventano 2. Che non è male, cioè un per 2 al potere, diciamo che ci sta. La volevo provare, ma la proveremo evidentemente in un prossimo video. Ripeto, il momento in cui uscirà questo contenuto, spero l'abbiano già corretta come situazione. Magari vi terrò aggiornati con altri contenuti. Qui abbiamo, vabbè, qua una marea di cose riscattate, perché ovviamente abbiamo potenziato la fuorilegge, ma poi la andremo a riscattare in un prossimo video quando usciranno nuove truppe. Boh, vabbè. Detto questo, vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT, tutto attaccato nella shop Squadbusters, fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scandini poi lo dovete reinserire, così come in tutti gli altri giochi Supercell. Lasciate un bel mi piace per supportare il video. Iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto. Per me è tutto, ci troviamo domani in un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!